Cioè raga non ci stupiamo Non ci stupiamo è tutto normale Cioè se Real ha vinta alla fine a inizio partita Io già me lo immaginavo Ma non perché comunque... Reputavo il Real superiore a Liverpool. Tutt'altro perché il Real eh, di fatto questo, dei tre anni dove ha vinto le tre Champions. E tra l'altro, qui nessuno ricorderà di un allenatore che è arrivato in questa squadra zitto zitto, visto che nessuno la dava per favorita. Dai, diciamolo, nessuno a gennaio non era la favorita per vincere la Champions. Zidane, zitto zitto, tre anni, tre Champions. Questa è stata la finale più brutta da vedere per come alla fine si è concretizzata. Perché alla fine l'hanno decisa chi? I singoli, ma non i singoli, cioè anche i singoli, perché Bale. E di fatto è il singolo che fa vincere la Champions a Real Nel suo anno peggiore dal punto di vista del gioco Non peggiore dal punto di vista dei risultati Perché quest'anno mi ha buttato fuori il PSG, la Juve, il Bayern Non importa come, non importa con quali aiuti Però alla fine purtroppo siamo qua Non stiamo a parlare di quello che hanno fatto prima E di quanto possa essere odioso Sergio Ramos Lo sappiamo tutti Però quando parlo di singoli, porca puttana Parlo anche del portiere del Liverpool Dei difensori che ha il Liverpool Perché alla fine sono dei limiti Quelli che ha questa squadra. E quando tu arrivi in finale di Champions dove la partita in 90 minuti la decidono degli episodi, perché poi non c'è più modo per rimediare un conto, è il Liverpool, una squadra che, comunque, quest'anno è sempre stata quella che magari si salvava il culo perché aveva eh, degli attaccanti straordinari. Tra l'altro, mi dispiace un casino, per sarà sicuramente anche quello ha penalizzato il Liverpool. Però, nonostante quello, comunque, ripeto, Il Liverpool è stata una squadra che è arrivato fino, che è arrivata fino in finale, facendo, che ne so, 5 gol e sapendo già di doverne prendere 4. E quindi di, di sperare. Che gli avversari ne facessero uno in meno quindi una squadra che arriva in finale di Champions così può star simpatica a tutti perché ci siamo tutti rotti il cazzo di veder vincere il Real Madrid un po' come alla fine per un parallelo un pochino diverso molti italiani sono rotti le palle di vedere vincere la Juve ma questo è un discorso diverso per quanto riguarda il Real, alla fine, perché vince sempre sta Champions? Perché, alla fine, chi si è ritrovata contro in questa finale? Chi si è ritrovata contro? Un anno l'Atletico Madrid e l'Atletico contro il Real ci cioè, ha quasi ma, visto sempre nero. La Juve l'ha impensierita per il primo tempo, poi per il secondo tempo gli abbiamo fatto noi il regalo di comunque eh, devastarci nel campo. Qua, purtroppo, metti Salah, metti Ramos che l'ha avuta Zopaf, a zoppà, fa quello che ti pare, però... Quando vedo in finale dei portieri del genere, io già dall'inizio, già da Roma Liverpool, quando mi incazzai per gli episodi arbitrali, insomma, che avevano pensato a quella partita, io già mi stavo immaginando cosa poteva succedere. Perché tutti ci ironizzavano: cioè ci sarà Lovren che marcherà Ronaldo, ci sarà Alexander Arnold che non lo conosce nessuno, un centrocampo di Polli, si può dire sulla carta. Quello del Liverpool confrontato a quello del Real Madrid Perché di fatto se prendiamo un giocatore singolo E lo confrontiamo a quello del Real È ovvio che ti vince sempre il Real Tranne se ci metti Salah Benzema Che comunque è partito dall'inizio Ha fatto il suo golletto E comunque oh, era lì ci ha messo la zampata uno dei migliori E per tutti quelli che come me Sì lì per lì me lo sono lasciato dire Anche nelle storie di Instagram Come fa a tenere 100 milioni dalla panchina E tra l'altro eh, l'ha sempre fatto Quindi Bale non è quasi mai partito titolare Nel Real nelle partite che contavano Ha sempre giocato Benzema ma alla fine è entrato, chapeau se vincono la Champions e anche grazie ripeto ai singoli, in una partita dove Ronaldo si può dire che non ha fatto niente ma quando una squadra c'ha i campioni ovunque ti fa entrare Bale dalla panchina mentre Liverpool vuoi perché vabbè anche Emre Can, al 100% non è che sarebbe stato alla pari di Bale, però il Liverpool in panchina l'ho sempre detto che girava con gli stessi 11. se si faceva male un salà, vuoi il destino, vuoi il caso proprio in finale che doveva essere l'uomo che poteva ostacolare il pallone d'oro a Ronaldo e adesso secondo me basta tipo vedere un Portogallo agli ottavi, Ronaldo lo rivincerà a mani basse un'altra volta, solo perché gioca nel Real Madrid, perché di fatto questo è vero perché a volte ti stecca le partite Real, eh, cioè, Cristiano Ronaldo contro il Bayern ha fatto pippa con la Juventus eh, è riuscito a trovare il suo spazio all'andata meno a ritorno, perché al ritorno alla fine l'ha decisa solo con un calcio di rigore, questo va detto però ripeto, anche i nomi del centrocampo del Real, anche nell'anno peggiore del Real, ma ripeto peggiore per quanto riguarda il gioco non per quanto riguarda gli avversari, perché è Real, ripeto, quest'anno ha beccato il PSG, la Juve e il Bayern. Quindi ha avuto un percorso difficilissimo e le ha eliminate tutte. Però alla fine mi dispiace dirlo, ma è giusto così. Come forse scriverò nel titolo, ancora non lo so, ci devo pensare, ma sarà una cosa molto simile. Cioè, eh, vedere certi singoli che ti creano le partite, ti fanno i miracoli, poi vedere certi pippe che te la distruggono è anche questo il calcio cioè eh, quella consapevolezza che il Liverpool aveva quei limiti il Liverpool è una squadra che va a 300 all'ora che deve fare tanti gol il Real ha avuto anche quel pizzico di culo sia con Salà sia comunque con quel palo di Mané che comunque poteva riportatela sul 2 a 2 perché comunque il Liverpool senza Salà aveva dato modo comunque di crederci di correre di continuare la, la sua fase offensiva però la differenza è che il Real toglie Isco che comunque è uno che raramente stecca le grandi partite questa volta la steccata, mette Bale, pom, è un giocatore fresco, si sa quanto possa distruggere la partita, qua non si è trattato neanche di essere abbastanza lucido, ha fatto un colpo del fenomeno e Zidane comunque fa 3 su 3, così tanto perché eh, per molti non doveva essere scontato eh, vedere il Real ancora una volta campione d'Europa, non lo era assolutamente a febbraio, nell'anno peggiore, nell'anno dove in campionato ha fatto schifo la prima parte, però alla fine rivin con loro e sarà... Sempre così, fino a quando comunque o oh, i giocatori dei reali invecchieranno, perché comunque o oh, te, te, il prossimo anno, non so. Se qualcuno se n'è andata a questa squadra A parte Benzema Che comunque penso che forse per il Real Sia tra virgolette il punto debole eh? Perché ora eh, parliamoci chiaro Si è anche fatto male Carvalho Che per il Real era abbastanza importante Purtroppo lo so Come ci è arrivato il Real in finale Me lo ricordo bene lo Tralasciando la Juventus Anche pensando alle ingiustizie del Bayern Monaco Certo mi dispiace Quando mi incazzai anche per eh, Roma-Liverpool Per come era finita Io lì li per lì avevo detto che quest'anno La finale avrebbe fatto leggermente schifo Certo con Salas sarebbe stato sicuramente meglio, però... Eh... Magari la Roma non avrebbe avuto il problema del portiere. E già questo, comunque, con una partita del genere, mi vai a togliere due gol per colpa del portiere. Per un tiro centrale e l'altra una cazzata che penso non l'ho vista fare neanche all'amico più scarso del calcetto. Con tutto il rispetto, se sta guardando questo video e non manco so a chi mi sto riferendo. Però, ragazzi, mi dispiace. Volevo vedere la finale di Champions. Ho detto resto a casa perché, comunque, dai, qualcosa succederà. Niente, ho avuto la conferma che quello che avevo detto eh, un mese fa doveva per forza realizzarsi. Anche meno di un mese fa Cioè comunque avrei preferito vedere altre squadre Il Liverpool sì Una squadra che ha dato spettacolo Ha portato tanta simpatia L'abbiamo motivata un pochino tutti Ma io sotto sotto mh, Dicevo che il Real l'avrebbe vinta E quindi È così Perché il Liverpool è stata una squadra troppo instabile Per arrivare fino in fondo Bisogna trovare più un equilibrio Quell'equilibrio che non è bastato alla Juventus Non è bastato due anni alla Juventus Per essere stata comunque durante il percorso che fece La miglior difesa un anno E poi l'altro fino alla finale Non bastò all'Atletico Madrid e quindi neanche la squadra sfrontata, senza fronzoli, tatticismi difensivi Che non era eh, Atletico Madrid e Juventus Perché di fatto chi è che ha perso le finali negli ultimi anni? Atletico Juve, Atletico Juve Questa volta c'è arrivata una squadra kamikaze, cioè tutta in avanti Però dietro eh, occhi... cioè sono dolori, sono dolori comunque vada Ho parlato abbastanza, ditemi se secondo voi ho ragione mi dispiace per Momo Salah, speriamo di vederlo al Mondiale con l'Egitto, sarebbe una delusione neanche non vedere Carval, però a confronto quando è uscito Carval piangendo ce ne fregava poco perché tutti, su, tutti sotto sotto eh, volevamo vedere vincere il Liverpool. Per vedere un attimo l'area diversa, come succede molto spesso per chi non ti fa Juve e guarda il campionato, eh, va detto, bella, da Juventino.